il punto di vista autobiografico sta avendo sempre più successo in diversi momenti e campi della nostra esistenza, perché avvertiamo sempre di più come la perdita delle memorie importanti, preziose della nostra storia, della nostra vita. In molti hanno messo in luce come la memoria debba essere un momento anche di cura, di terapia in molti casi, perché se perdiamo il senso, i significati, i racconti della nostra storia, perdiamo anche gran parte della nostra identità. Ecco allora che la scrittura autobiografica si sta diffondendo in molte situazioni, anche situazioni negate al disagio umano, all'emarginazione, alla perdita di orientamenti, perché la scrittura è un po' come una bussola che ci riporta alla nostra vita, alla nostra storia. È chiaro che quando parliamo di autobiografia parliamo di scrittura, ma ha ragione, dobbiamo riferirci alla scrittura, perché poche esperienze come la scrittura hanno la capacità quindi di fermare questi ricordi, queste immagini che poi possiamo rileggere, che possiamo ritrovare, che possiamo condividere con altri. Quindi lo scrivere di sé non è soltanto un punto di vista personale, al singolare, che talvolta ci serve soprattutto quando siamo soli, ma è un punto di vista anche che mette in luce la relazione con gli altri, perché non c'è scrittura che non ambisca ad avere un lettore, non c'è scrittura che non ambisca ad essere della nostra storia, che non ambisca ad essere vista, considerata, discussa anche con gli altri. Certamente è un punto di vista autoeducativo e pedagogico che forse non tutti riescono bene a comprendere finché non prendono la penna in mano e cominciano a raccontarsi a partire dai primissimi ricordi, dai primissimi incontri della propria vita. Tutto questo fa bene alla mente, tutto questo fa in modo che i ricordi diventino nostri compagni con i quali dialoghiamo. Tutto questo fa in modo che quanto noi consegniamo alla carta possa durare di più, molto di più di quanto oggi non avvenga quando ci affidiamo soltanto agli strumenti digitali e della nuova comunicazione. E quindi scrivere la propria autobiografia potrà sembrare un'esperienza un po' all'antica, ma io credo che certi valori che ereditiamo dal passato debbano essere conservati e debbano aiutarci, anche perché la scrittura, basta avere una penna e un foglio di carta, ce la portiamo appresso ovunque.